Bella atterra a New York con molte ambizioni e obiettivi di carriera. Ci sono molte opzioni per andare dall'aeroporto al centro città, ma Bella decide di risparmiare e andare in autobus. Acquista un biglietto a 10 euro. Tuttavia, un bel ragazzo spunta dal nulla e le offre qualcosa di meglio. «Ehi, i miei piani sono cambiati e non ho più bisogno del mio biglietto. Vuoi comprarlo per 6 euro?» Bella acconsente e gli dà 6 euro. Purtroppo però è stato un grosso errore. Perché? Dai un'occhiata alla data corrente sullo schermo del distributore automatico e ora controlla la data sul biglietto. È scaduto 10 anni fa. Bella arriva finalmente a Manhattan e trova il suo ostello. Ha prenotato un posto letto in un dormitorio. Bella dovrà condividere il dormitorio con altre 3 ragazze. Appoggia lo zaino sul letto e si va a fare la doccia. Quando Bella torna, scopre che qualcuno le ha rubato il portatile. Interroga le sue coinquiline. Sara le dice: «Stavo bevendo un caffè nell'atrio, chiedi al direttore». Kelly afferma: «Stavo dormendo con i tappi nelle orecchie e la maschera, quindi non ho visto né sentito niente». E Chelsea le dice che era sul tetto dell'ostello a fare foto. Chi sta mentendo? Chelsea, vedi quel cartello? Agli ospiti dell'ostello è proibito salire sul tetto. La stessa sera, intorno alle 20, a Bella viene molta fame ed esce per prendere del cibo. Trova un bel ristorantino. Non appena entra, Bella assiste ad un'accesa discussione tra il cameriere e un cliente. Il cliente afferma di aver ordinato una zuppa di pomodoro e il cameriere sostiene che ha preso una cioccolata calda. Bella capisce subito chi dei due mente. Che mi dici? Il cliente sta mentendo. Il cartello sul muro dice che il ristorante serve la zuppa dalle 13 alle 16. Questo significa che il cameriere non avrebbe mai accettato la zuppa come ordinazione. Bella ordina la sua cena e mentre aspetta si guarda intorno e nota uno strano dettaglio. Riesci a individuarlo anche tu? Questo tizio sta usando delle foglie invece dei contanti per pagare. Il cameriere porta a Bella il suo pasto, ma prima ancora di iniziare a mangiare sente due signore che discutono per la loro prenotazione VIP. Giulia dice di aver prenotato l'area VIP in anticipo per festeggiare il suo anniversario di matrimonio. Tuttavia Letizia replica dicendo: «Assolutamente no, stasera è la mia festa di compleanno. Ieri ho chiamato il manager e mi ha promesso l'area VIP». Il manager a sua volta dice: «Signore, mi dispiace, ma il sistema di prenotazione si è bloccato e sono state cancellate entrambe le prenotazioni. L'area VIP non è disponibile. Posso fare altro per voi?» Chi sta mentendo? Il manager. Dai un'occhiata allo schermo. La prenotazione di Giulia è ancora lì. Il manager ha mentito perché Letizia lo ha pagato profumatamente per ottenere l'area VIP senza prenotazione. Vedi? Certo che qui succede di tutto. Speriamo che almeno il cibo sia buono. Dopo cena Bella va in bagno e trova Letizia in lacrime. Bella le chiede: «Cos'è successo?» Letizia non le risponde. Porge solo il suo telefono a Bella e le fa vedere una chat con il suo ragazzo. Riesci a dirmi perché Letizia è così distrutta? Il suo ragazzo non si è presentato alla sua festa di compleanno, ma c'è di peggio. Ha mentito quando ha detto che la madre è malata. Invece è andata a una festa in piscina. Dai un'occhiata al riflesso nei suoi occhiali da sole. Sembra proprio che si sia andato a divertire. Letizia è così grata per il supporto di Bella che le regala un biglietto VIP per l'opera. La performance è prevista per domani. Ora Bella deve trovare un abito da sera, si reca subito al centro commerciale con Kelly e Sara.
ma non appena arrivano notano qualcosa di molto strano. Riesci a vederlo anche tu? Questo manichino ha 3 braccia! Riesci a individuare cosa c'è di sbagliato qui? La taglia indicata sopra non corrisponde a quelle sulle stampelle. E che mi dici dello spogliatoio? Noti qualcosa di strano? Queste zampe pelose non possono appartenere a un essere umano. Finalmente Bella trova un abito per l'opera, ma costa ben 97 euro. Bella non può permetterselo, quindi prende in prestito 50 euro da Kelly e 50 euro da Sara, che in totale fanno 100 euro. Compra il vestito e si ritrova con 3 euro di resto. Bella dà 1 euro a Kelly e 1 euro a Sara e si tiene l'ultimo euro per sé. Ora Bella deve 49 euro a Kelly e 49 euro a Sara, che equivale a 98 euro. Se aggiungiamo l'euro che Bella ha preso, fanno 99 euro. Ma manca 1 euro. Dov'è finito? Prima di tutto, siamo convinti che manchi 1 euro. Secondo l'enigma, Bella ha preso 50 euro da Kelly e 50 euro da Sara. Quindi in tutto ha un debito di 100 euro. Dopodiché ha comprato il vestito per 97 euro e ha ottenuto 3 euro di resto. E il totale equivale a 100 euro. Ad ogni modo, è la domanda stessa che non ha senso. Infatti, non esiste alcun euro mancante. Il debito di Bella rimane sempre 98 euro perché ha già restituito 2 euro alle sue amiche ed è errato aggiungere 1 euro al debito. Dopo aver fatto acquisti, Bella decide di andare dal parrucchiere. Il direttore le chiede di aspettare 20 minuti. Bella si siede nell'atrio e si addormenta. Quando si risveglia si accorge che qualcuno ha tagliato i suoi bei capelli lunghi, diventa furiosa e interroga 3 sospettati. Maya le dice che era impegnata con un altro cliente, non ha visto cosa stava accadendo nell'atrio. Rick le dice che stava mangiando il suo pranzo al parco e Sally le dice: «Chi pensi che io sia? Io non rubo i capelli degli altri, è ridicolo!» Chi sta mentendo? Sia Maya che Sally hanno dei capelli tagliati sui loro vestiti, ma questo non prova nulla. Tuttavia Rick non ha nemmeno toccato il suo pranzo, il che significa che era impegnato a fare qualcos'altro durante la sua pausa pranzo. Molto sospettoso. L'abito di Bella è troppo lungo e di classe, non può prendere la metropolitana per raggiungere l'opera. Così il direttore dell'ostello, Fred, dice a Bella che se avesse risolto un suo indovinello l'avrebbe accompagnata lui. Ho il collo, ma non la testa. 2 braccia, ma non 2 mani. Vengo con te sia a scuola che al lavoro. Cosa sono? La risposta corretta è una maglietta. Durante una pausa, Bella esce per prendere un po' d'aria. È contenta di aver passato la serata con gli altri ospiti. Poi improvvisamente un venditore ambulante le offre una collana di diamanti per 20 euro. Decide di comprarla e la indossa subito. Dopo poco, 3 ospiti vanno da Bella per reclamare la collana. Pam le dice: «Come osi? Questa collana è nella mia famiglia da secoli! L'ho persa quando sono andata in bagno!» Diana le dice: «È molto simile alla mia collana! Oggi qualcuno me l'ha rubata mentre ero tra la folla. In ogni caso, tutti i miei gioielli sono assicurati!» E Sheila le ha detto: «Mi sono accorta che mancava la mia collana dopo essere stata al buffet al 6° piano. Puoi aiutare Bella a consegnare la collana al legittimo proprietario?»
La collana appartiene a Diana. La sala concerto non ha 6 piani. Pam e il venditore ambulante sono in combutta. Guarda, hanno tatuaggi simili, quindi devono essere dei truffatori. Dopo lo spettacolo, Letizia invita Bella a un after party dove Bella incontra Tyler. Lui afferma di essere un famoso violinista e le mostra alcune foto che mettono in risalto il suo lussuoso stile di vita. Ma Bella si rende presto conto che è solo una rivista. Come ho fatto a capirlo? Dai un'occhiata agli alberi nelle foto, è ovvio che il vento sta soffiando a destra. Nel frattempo però i capelli di Tyler vanno verso sinistra, l'immagine è stata photoshoppata. La mattina dopo Bella va a fare la spesa, non ha molti soldi, quindi compra solo 2 articoli, il formaggio e il pane, e paga in tutto 1,10 euro. Il formaggio costa 1 euro in più rispetto al pane. Quanto è costato? La risposta più ovvia sarebbe che il pane costa 10 centesimi, ma se il pane costa 10 centesimi e il prezzo del formaggio è 1 euro in più, allora dovrebbe costare 1,10 euro e il totale in questo caso sarebbe 1,20 euro. La risposta corretta è che il pane costa 5 centesimi e il formaggio costa 1,05 euro. In questo modo il totale è di 1 euro e 10 centesimi. Ci sei? L'hai capita? Dopo colazione Bella va a un colloquio di lavoro e il responsabile delle risorse umane le chiede di risolvere un indovinello. Voleva vedere quanto fosse arguta Bella. C'è un posto dove il giovedì viene prima del mercoledì e la domenica prima del sabato. Dove? Bella riesce a risolvere facilmente l'indovinello. Tu ci riesci? La risposta corretta è nel dizionario. Bella trova lavoro come controllore ferroviario. Durante il suo primo giorno di lavoro, entra in un vagone per controllare i biglietti. Vede 3 persone, ma solo 2 di loro sono umani. Riesci a dirmi chi non è umano? È estate e il primo ragazzo è vestito troppo pesante, ma magari sta andando in un posto dove fa molto freddo. Questa signora sta bevendo del liquido verde. È un po' strano, ma le bevande colorate esistono. Invece questo ragazzo qui al centro non proietta alcuna ombra. Lui non è un essere umano.